La malattia parodontale, anche chiamata parodontite, è la sesta malattia per diffusione a livello mondiale. Colpisce principalmente le persone dopo una certa età ed è la causa principale della perdita dei denti nei pazienti adulti. Questa malattia colpisce non il dente, bensì l'osso che si trova attorno ad esso. Possiamo immaginare il dente come un palo che è infisso nel terreno. Ecco, la malattia parodontale che fa? Consuma il terreno attorno al palo e porta lo stesso palo all'inizio a muoversi. E alla fine, quando la malattia sarà andata molto avanti, a cadere. La malattia parodontale spesso non è visibile, come può essere ad esempio una carie dove vediamo il buco, dove vediamo il nero sul dente, e potremmo accorgercene soltanto quando è molto tardi. Spesso chi ce l'ha si rende conto di averla soltanto quando o le gengive si sono ritirate tanto, o abbiamo un dente che comincia a muoversi o addirittura a far male. Oggi fortunatamente è possibile curare questa malattia attraverso un percorso di cura personalizzato. Questo percorso prevede varie fasi. La prima fase è una fase di diagnosi, dove noi andremo a fare delle indagini particolari per valutare l'estensione e la gravità della malattia. Dopo aver fatto questa diagnosi, abbiamo la fase del trattamento, la fase del trattamento che viene creata su misura del paziente. Sulla base di quello che abbiamo visto nella prima fase, nella fase della diagnosi, e andremo a usare tutti quanti i mezzi necessari, quali sedute di igiene, levigature e anche il laser per aiutarci. La terza fase prevede la rivalutazione, dove andiamo a valutare i risultati che abbiamo ottenuto con la terapia e andiamo a valutare se c'è bisogno di fare altre terapie aggiuntive. La quarta fase, che è la più importante, è quella dove andiamo a creare un piano di mantenimento personalizzato sui bisogni del singolo paziente. Questa fase qua è la fase più importante per evitare che la malattia possa ripresentarsi. È fondamentale per chi soffre di questa malattia capire che bisogna essere sotto un costante e continuo controllo per evitare che la malattia stessa possa riprendere forza e ricominciare con il rischio di far perdere i denti.